Quello che abbiamo è il cappello di Arthur. Get in cover, quick! You lied, Charles. Just about. Don't be careful. Where is this bastard? Aspetta. Stay low. Lo sto cercando. We'll move up, rock by rock, when we get the chance. Short runs, a bit of ground every time. Okay? Sì, dai, io vado. Opla. No, no, cosa fai? Cosa fai? Madonna. Aspetta che mi curo. Aspetta. Facciamo questo. Sì, dai. Ah, eccolo là, ma lo centro, mo. Aspetta un attimo. Se riesco a... Quante volte devo sparare? Ricaricare. Aspetta. No, perché mi ribasso? Aia. Sì, ma... Che cavolo, scusa, eh? Vuol dire che non può morire? Forse. Aspetta un attimo, mi avvicino un po'. Va bene. Cavolo. Oh, qua non mi becca. Oh, finalmente. Hey, you're okay. You're okay. Mi ha preso. Ah, pensavo la gamba, no? Preso la spalla. Go on now. Move fast. They'll come down that hill and kill us all. Forse questo lo salverà. Come on, John. I don't want to leave him. Hey, they know we're coming now. I will be fine. I'll follow you up. I just can't move fast. Ok. Come on, John. Aspetta, fai mangiare. Ok. Shit. No, dove sto andando qua? Guarda, guarda. O arrivano. Here they come. Damn these fools. Però mi sa che non sanno chi siamo, perché... Dubito. Vale. Aspetta. Anyone with Michael Bell is gonna get a bullet! You're a dead man! Sono ancora vivo. Morto. Porca vacca. Ok, come on! No, in mezzo alle gambe, no. Aspetta. Oh. If you ride with Michael Bell, you're a fool! Al solito in 5000. Dato. Spero sia morto, sì. There's a camp here. It's not big enough. Knock about 10, 20 guys. Posso lanciare. Lanciare. No. Una dinamite così a caso. Ok. Oh. Beccati questo. Olè. Sta bene. Ah,
dai. Oh. Perché che è ancora vivo qua? Ok. Let's do this. Proviamo un attimo. Intanto. Ma l'hanno presa anche a lei? Si tiene. Forse no. Boh, non lo so. In teoria sì, l'hanno presa, però aspetta. Cavolo. Keep pushing up! Sadie! Shit! Look out! I can handle it! Cavolo. No, si è messa davanti. Oh, cavolo. Cavolo, si è messa davanti. Cavacca, oh. Vabbè, magari l'ho messo male io. Ok, sono ritornato qua. Adesso attenzione. Attenzione qua. Non andare troppo avanti tu però, dai. Ecco, poi mi ci rimani secca, guarda, guarda, guarda. Okay. Sì, ma non andare così. Aspetta. Adesso qua ne spucca uno. Cavolo. No, non l'ho preso. Ah, ma va avanti così, Mizia, ma aspetta un attimo, madonna. Come here, you bitch. Get your hands off her. Ecco, ecco. You all right? She's fine. You don't look too fine. Come on. You're bleeding pretty bad. It ain't nothing. You should sit down. I'm fine. You're dying. I'll be fine. Just sit. It's okay. I ain't dying. I ain't. I hope not. I ain't dying. Just go get him. I'll be fine. I just need to rest. Okay. Charles, stay with her. Charles, you worry about yourself. I'll be up there. Look who it is. In a minute. Ain't you got a habit of just showing up? Right. Got something to take care of, sure. Just you left, is it? Yeah. Just me. Beh, direi che... Aspetta, uno. Non c'è nulla di cui parlare. That was Joe! We gotta be close! You're fools or what? Request for the Undertaker! Ah, ancora vivo sei. Ora non più. Aspetta, aspetta, oh. Qua ci rimango secco io, mo. Dammi vita. E poi facciamo questo, dai. Dai. Micah Bell! I'm just here for Micah Bell! Guardala in fondo, inizia. E sulle montagne dobbiamo combattere. Aspetta. Ah, un bel posto, ecco. Sarà un po' sanguinolento adesso. Ok. No, 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 no. Vabbè, pensavo che...
Dai, magari se trovo qualcosa, non so, ma qualche medicina non sarebbe male. Magari anche quella aperta va bene. I'm here to finish things. Pensavo che gli è caduto addosso, però. Visto dalla minimappa. Where's Micah? Hanno tanti uomini, eh. Porca vacca. Mamma mia. Adesso ne sbloccheranno altre. Dalle spalle, eh? Bravi, bravi. No. Ah, è qui. Aspetta. Dai, lancia. Ok. Ok. Madonna, quello è ancora vivo. Cavolo. Dai. Ok, aspetta. Fammelo ricaricare. Tutte e tre, dai. Oh. Puoi farmi mangiare. Ci abbiamo l'alcol. Dell'alcol, mi pare di sì. Forse... Ah, eccolo qua. Ok. Guarda lì. Aspetta. Ok. Beh, è una bella vendetta comunque, cioè. Si è rifugiato proprio, cioè, un altro. Dov'è? Lo sentivo qua. Perché? Dove devo... Ah, qua, ecco, lo sentivo qua. Non so, vediamo qui. Ho colto le palle, eh. Posso un attimo fugare? No, sembra di no. Che altro? Vabbè, munizioni non mi interessa. Medicina potente, infatti, vedi? Magari qualcosa di utile, cioè. Medicina. Oh, non è che viene fuori, eh? Pure codardo, fine. Dov'è che sei? Devo andare a guardare. Aspetta. Forse di qua. Devo fare il giro qui. È che sto sbagliando strada, per caso. Oddio. Sì. Porca vacca. Qua non c'è, non è uscito nessuno, quindi. Cioè,
È ovvio che era sbagliata. Il cappello, no, non c'è il cavallo. Dai, il cappello di Arthur ci stava. Aspetta, giù di qua forse. Sì, aspetta, guarda, hai visto. Damn you, Mike. Secondo me là, non so. Hey, Micah! È inutile che continui a chiamarlo, tanto non esce. Dobbiamo tirarlo fuori noi dalla tana dove è rinchiuso. Dove sei rinchiuso? Aspetta. È lì dentro. Micah, se sei qui, vieni fuori! Hello, Scarface. Did you miss me? Not much. Been a few years. How's that, whore of yours? She's good. Didn't reckon I should waste my time killing you. But I felt different. So it seems. Well, maybe after all this is over, I'll go pay her a call. Hmm? And the boy. Whatever you say. Non è. Stavo un duello, invece no. I got more men coming, John! You should run away! I look forward to meeting them! You gotta be quick! Che cavolo. No, ma stavo sparando. Ma scusa. Scusa, aspetta. Try that again, won't you? I'll make you rich. Real rich. Ma fide, ma non mi fa sparare. Scusa, eh. I got all the money from Blackwater. Ho sparato un po' a caso, però. Aspetta. Not this time. Mi fa usare il dead eye. Ma madonna. Ma allora è fatto apposta. Scusa, eh. Ma sparagli. It's just like old times. Come on. You turn around. Sparagli. Non perdere tempo. You got me. Just like old times. Hmm? All manner of folk paying social calls. Hey, come on, son. Mrs. Adler. It's been quite a while. Now, John. Now, what were you saying? What are you doing here, Dutch? Same as you, I suppose. Dutch and I. Urca. Mi ha sparato Dutch. Però era morto, eh. Allora non devo sparare? Perché se sparo a Dutch. Ecco che abbiamo il cappello. Ok. Dutch and I are teaming up once more. We got money. We got dreams. Join us, John. Join us. Lascia andare. You shot at me, son. You started. You betrayed me. I could say the same as you. I was trying to do my best. You just cared for yourself.
I think differently. Join us. Join us, John. Let her go! She ain't well. I don't want to kill you, John. Arthur saved my life. More than once. Arthur's been dead a long time. This is a new century. Dutch. Dutch. We all did our best for you. Ain't our fault. Things turned out the way they did. Dutch, killing me won't solve nothing. Put down your gun, Marston. Say something, Dutch. Say something. I ain't got too much to say no more. Ah, così. You shot me. You shot me pretty good. Ecco. Thank you. Però se lo uccidevo io, Dutch mi sparava, eh. Questo non va bene, scusa, eh. You okay? E senza Mirai l'avevo anche centrato. Hope so. Help me up. Let's go get Charles. There's money. Lots of money. In the cabin is Blackwater. I'll go see. Hurry up. I got a wedding I want to go to. Ammazza. Ah, però. Quelli sono i soldi di Blackwater. Dici? Vabbè, li abbiamo presi. Però adesso se li, cioè se li usiamo per pagare i debiti, ci chiedono Jack, dove vengono, uncle, no? It's over, Abigail. It's all over. Ah, beh, pensavo morisse, a dire la verità. Non tanto Charles, che... ma Sadie, invece, forse sopravvive, va? Ah, così? Cioè, l'abbiamo finito? Cioè, non ci credo. dunque, da dove iniziare? Beh, prima di tutto vi dico che questo pezzo finale, diciamo delle considerazioni finali, in questo caso le sto facendo a freddo, per così dire. Normalmente appena ho finito il gioco, appunto, vi dico subito cosa ne penso, cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto. In questo caso però, siccome insomma è un gioco abbastanza mastodontico, se vogliamo, e insomma ho preferito farle a freddo, anche perché dopo circa 4-5 ore che ero dietro insomma a registrare, non riuscivo più a dire nulla. Più altro ero un po' stanco, quindi ho preferito dormirci su, e proprio il giorno dopo
sto facendo questo registrato di solo audio, così avete modo anche di sapere la mia riguardo a Red Dead Redemption 2. So che praticamente credo da tutti, tutte le testate, sia stato elogiato, premiato, adesso non mi ricordo con che voto, se addirittura con il 10, credo, mi pare di sì, forse qualcuno ha dato anche 10, però indubbiamente è un ottimo titolo, non c'è alcun dubbio, nel senso che gli sviluppatori l'hanno veramente curato in ogni suo minimo particolare, che sia la grafica, che siano i dialoghi, che siano gli effetti grafici, i tecnici, insomma un po' tutto è stracurato. Non ho mai visto finora un gioco così curato nei minimi dettagli, però devo dire che personalmente, per i miei gusti personali, per quanto comunque non mi sia dispiaciuto giocarlo, diciamo non è tra i miei giochi preferiti, non è tra i miei top giochi preferiti, diciamo, proprio. Vi spiego anche perché. Vabbè, a parte che, voglio dire, come dissi all'inizio, ma se è ambientato nel Far West, è ovvio che l'ambientazione è quella, quindi diciamo, a me il Far West non mi è mai piaciuto come ambientazione, diciamo queste ambientazioni un po' desertiche, i cowboy, gli indiani, proprio non mi piacevano, ma fin da bambino non mi hanno mai entusiasmato, quindi questo già è un punto a sfavore, ma non lo considero perché è proprio una cosa mia, ovviamente. È ovvio che se non ti piace il Far West, può non esaltarti giocarlo, è una cosa logica. Però, diciamo che in generale io, qualsiasi gioco decida di giocare, diciamo che, come posso spiegarlo, non chiudo uno, ma chiudo anche due occhi. Cioè, pur di, diciamo, portarlo fino alla fine, passo sopra tanti difetti, ma in generale, cioè diciamo che non sono di quelli che abbandona a metà spesso i giochi, che no, non mi piace più o sono già stufo e lo lascio, no, anche perché comunque l'ho comprato, quindi qualsiasi gioco sia, però anche a me in rari casi mi è capitato in passato di non essere riuscito a portare a termine diversi giochi, non molti, però qualche volta è capitato. Red Dead Redemption 1 è uno di questi casi, perché anche in quel caso la trama non mi aveva minimamente catturato, cosa che è capitata qua, praticamente. Diciamo che un minimo di interesse diciamo è nato all'incirca al, cos'era, il terzo capitolo, quando hanno rapito Jack, adesso non mi ricordo, mi pare che era il terzo capitolo, lì almeno secondo i miei gusti la trama ha iniziato un pochino a ingranare, anche se non lo so, non mi ha mai preso veramente. L'unica cosa che mi ha davvero catturato e quasi spinto ad andare avanti è stato proprio Arthur, cioè l'evoluzione che ha avuto Arthur. Mi ha proprio colpito, cioè mi è proprio piaciuta. Probabilmente non l'avrebbe avuta se avessimo tenuto un onore basso, probabilmente. Però scegliendo di avere un onore alto, essere dei gentiluomini comunque onorevoli, mi ha appassionato tantissimo questa sua storia, diciamo, se vogliamo dire, però in generale secondo me l'hanno reso troppo lento come gioco, troppo, non dico al pari Days Gone, perché Days Gone oltre che lento è fatto anche male, quindi voglio dire, non è fatto benissimo, ecco. Qua ovviamente non è fatto il contrario, è fatto strabene,
però veramente si prende troppe ore per raccontarti qualcosa. Ecco, poi mettici anche che è un prequel. Io vi dirò, in generale, ma anche per i film, per carità, ampliare un mondo, un universo, sempre buona cosa, ecco. Però ho sempre preferito più i sequel ai prequel, perché con i sequel almeno non sai quello che ti aspetta, magari lo puoi cercare di prevedere lì sul momento, perché poi alla fine io in generale, non solo nei videogiochi, ma anche quando guardo una serie, guardo un film, mi piace cercare di prevedere ciò che accadrà. Qualche volta c'è azzecco, qualche volta no, ovviamente. Però comunque c'è, non si sa, c'è questo mistero, ovviamente, essendo un sequel non sai come andrà a finire. Con i prequel è già diverso, infatti, per quanto comunque li apprezzo, perché non mi dispiace, insomma, come ho detto, un ampliamento dell'universo narrativo, però solo a metà, perché essendo un prequel e sai già cosa accadrà dopo, certe cose te le puoi immaginare, spesso le azzecchi, come il fatto di Arthur Morgan, le cose erano due, o spariva o moriva. Però col fatto che nel primo gioco non lo si menzionasse neanche e non è mai apparso, era ovvio che moriva. Quindi me lo aspettavo. Non mi aspettavo che si ammalasse, questo no. Questa è stata una sorpresa. Però in qualche modo doveva morire, almeno non è morto ammazzato. Meno male, almeno questo. L'ha ucciso la malattia, però doveva morire, perché se no sarebbe dovuto apparire nel primo, però si sarebbe creata un'incongruenza, ovviamente. Poi cosa stavo dicendo, perché poi io mi perdo quando inizio a parlare. Sì, che è la trama, ok, per me si prende anche sia all'inizio che, diciamo, alla fine. Appunto, essendomi appassionato particolarmente alla storia di Arthur Morgan, al suo cambiamento caratteriale, quando lui è morto, a me francamente di quello che ha fatto poi John mi ha fregato proprio poco. Cioè, nel senso, perché tanto sapevo che comunque alla fine Edgar Ross e l'altro tizio sarebbero andati a cercarlo per dirgli di dare la caccia ai suoi ex compagni, perché è così che poi accade nel primo gioco. E quindi, voglio dire, se so già che diciamo inizierà così il primo gioco, finirà più o meno allo stesso modo questo. E infatti adesso stiamo vedendo, io ovviamente parlandovi dopo ho già visto, però adesso stiamo vedendo, sono le ultime fasi finali, gli ultimi video, e infatti stiamo vedendo i due agenti dell'FBI che sta andando in giro a chiedere informazioni per trovare John, e poi quando lo troveranno gli diranno di dare la caccia a Dutch. Al fine sono rimasti Dutch, Javier e Bill Williams. Quindi sapendo appunto come finiva barra iniziava il primo gioco, a me del fatto che lui cerca il modo per mettersi sulla retta via, cerca di crearsi il suo ranch, eccetera, mi è interessato sì, mi è interessato no. Francamente, per quanto mi riguardava, poteva benissimo, guarda, spiegarlo con un video. Magari, ecco, la missione di dare la caccia a Maika ci stava, perché ci sta benissimo la vendetta contro Maika. Quindi potevano fare, che ne so, anni dopo, appunto, John si è creato il suo ranch, si è indebitato, eccetera, però un giorno è arrivata Sadie, che adesso fa la cacciatrice di taglie, dicendogli che ha trovato Maika, e ora insieme vanno a dargli la caccia con Charles, vabbè, eccetera. E allora in quel caso lì il giocatore avrebbe preso i comandi di John, avrebbe fatto la missione, quella che poi abbiamo fatto,
Avrei preferito alla fine ammazzarlo io, non Dutch, perché cioè, anche questa cosa non ha molto senso, scusa. Tu non credi ad Arthur, o comunque sei un po' nel dubbio quando Arthur ti dice che lui è una spia e te ne vai, perché poi se n'è andato quando c'era Arthur. Dutch e Micah se ne vanno, poi però comunque finiscono insieme, non si sa per quanto, se per tutti gli anni, se per un po', sono incontrati solo di recente, non lo so. Sbucano insieme appunto quando John arriva a cercare Micah e solo adesso gli spari. Cioè tutti questi anni e adesso gli spari. Scusa, potevi farlo prima? No. Boh, cioè voglio dire, per questo magari poteva farlo prima, se lo faceva prima Dutch sparava a Micah e il gioco finiva praticamente. E poi la missione con John non ci sarebbe neanche stata e quindi avrebbero spiegato le cose con un filmato. Cioè, non lo so, hanno voluto in qualche maniera sempre trovare una specie di scusa per allungare il brodo, inutilmente, alla fine almeno. Io ve ne parlo così, forse in maniera anche un po' cruda, ma è quello che penso, alla fine. Cioè, non lo so, boh, ma anche altre situazioni un po' che si sono create prima della fine, no? Che finalmente Arthur un po' si era avveduto, però nonostante tutto, fino all'ultimo ha seguito Dutch. Cioè, avrei preferito magari che o gli andasse proprio contro, che quindi avesse cercato di cercava di ucciderlo, però poi moriva, o che comunque se ne sarebbe andato e che poi però comunque sarebbe morto comunque perché era malato. Non lo so, boh, invece gli è rimasto a fianco fino alla fine e poi comunque alla fine è morto, quindi boh, non lo so. È narrato comunque bene, cioè i dialoghi appunto come ho detto sono fatti bene, però potevano essere, secondo me, il tutto poteva essere gestito in maniera diversa. Poi io appunto, a me ha dato questa impressione qua, poi so che comunque ai più penso, visto che adesso non so quanto, ma avrà venduto tantissimo questo gioco, sicuramente è piaciuto tanto, addirittura no, so che sicuramente tra di voi, perché mi avete commentato, qualcuno di voi addirittura l'ha rigiocato vedendo giocare me, cioè questo mi fa veramente tanto piacere, però se lo rigiocate vuol dire che lo vi è piaciuto tanto e non avete avuto i miei stessi problemi, se vogliamo, quindi questo vabbè è ottimo, mi fa piacere, però io invece a me è capitato così, vabbè. No, un'altra cosa che mi viene in mente, per esempio, a livello di gameplay, un po' il cavallo. Cioè, ci sta benissimo, ovviamente, che le armi stavano nel cavallo. È una cosa particolare, se vogliamo. Però, se all'inizio ho detto, oh, che bello, diciamo realistico, anche se il cavallo non porta 20 armi, però vabbè. Però poi man mano che andavo avanti dicevo però che palle, cioè le armi sono sempre sul cavallo, cioè io magari scendo di corsa, non le prendo e o il gioco non me ne assegna neanche una e quindi mi tiene le pistole oppure mi dà armi casuali del mio inventario e quindi ho detto no, io voglio la mia doppietta hanno scelto così. Pare appunto, ho letto che pare che anche col prossimo GTA vogliono fare una cosa del genere, cioè solo che GTA ha ambientato nei giorni nostri, non lo fai col cavallo, lo fai con la macchina. E io ho detto, no, vi prego, cioè, basta, cioè, nel senso io le armi le voglio avere come in GTA 5, come in tutti i GTA passati, magari sono un po' troppo legato, diciamo, al vecchio, però, cioè, funzionava bene, cioè, il giocatore aveva, diciamo, nel suo inventario tutte le armi e le aveva a disposizione sempre. Io a qualsiasi momento selezionavo la mia arma e boh, cioè non dovevo stare a pensare di andare a prenderla e tirarla fuori, perché poi spesso in queste missioni magari non hai neanche il tempo di farlo, perché tu appunto non lo sai se ci sarà uno scontro o meno, quindi non te le porti neanche dietro perché non lo sai, quindi cioè non lo so,
han voluto sicuramente alzare l'asticella degli open world, indubbiamente, e l'hanno fatto comunque bene, devo dire, anche col clima, eccetera. Però non lo so, perché poi alla fine, appunto, dipendendo da ognuno di noi, magari io voglio semplicemente giocare, farmi la mia missione e stop, senza star lì a pensare che le armi le ho sul cavallo e che c'è il clima freddo, perciò devo vestirmi pesante. Però non ho i vestiti pesanti, quindi devo andare a comprarli. Magari mi trovo a 10 km e devo andare col cavallo alla città. Magari non ho soldi, e insomma c'è tutta una serie di cose che secondo me rendono questo gioco un po' di nicchia, se vogliamo. E nonostante a me comunque sono cose che possono piacere, ma non lo so, in questo caso non mi sono piaciute troppo davvero. Diciamo che se devo scegliere, ecco, tra metterli a confronto Red Dead Redemption 2, che è un open world ambientato nel Far West, e The Witcher 3, che è un gioco più vecchio ambientato in un medioevo fantasy, io preferisco The Witcher 3. A parte per l'ambientazione, che a me il medioevo piace come ambientazione, e il fantasy piace, perciò sono due tipi di ambientazioni, temi che si uniscono e che a me piacciono entrambi, quindi è una cosa positiva. Però come impostazioni delle missioni anche, e come gestione dell'inventario eccetera, preferisco di gran lunga quello di The Witcher 3. Sì, esatto. Nonostante comunque entrambi siano stati curati come giochi, anzi forse Redemption 2 è stato ancora più curato, però diciamo The Witcher 3 assomiglia già più a un gioco. Invece Red Dead Redemption 2, se vogliamo, è un'esperienza di vita, forse, addirittura, che è un po' diverso. Però io sono, almeno ora come ora, preferisco più al gioco che l'esperienza di vita, perché cioè insomma va bene tutto, ma come ho detto anch'io quando magari gioco non sempre ho voglia di stare lì a curare questo, curare quello e mangia quello, attenzione a non mangiare troppo. Una cosa che, ecco, a me non piace troppo in generale sono anche i survival, per quanto survival sì, possono divertirmi per un po', però poi alla fine io che sto pensando adesso non ho mai giocato veramente un survival, credo, cioè survival intendo come dove mangi, bevi eccetera eccetera, quindi vabbè, insomma niente, comunque niente, insomma confermo, nel senso che ribadisco, è un bellissimo gioco, curato benissimo, però a me mi è piaciuto, ma non così tanto da rigiocarlo. Ecco, penso proprio che non lo rigiocherò mai più. Un gioco del genere non mi ci metterò mai più, tanto che adesso, anzi io sto parlando già nel futuro, quindi posso già dirvelo che io l'ho già disinstallato dalla PlayStation. La prima cosa che ho fatto, appena l'ho finito, la parte online non mi interessa, a parte che io su PS4 non ho neanche il plus, quindi il plus anzi dice, quindi proprio, cioè io online non gioco, quindi meno che meno Red Dead Redemption 2, che non mi interessa neanche, quindi l'ho subito disinstallato e sono contento di averlo giocato, rientra diciamo nel mio curriculum da videogiocatore, però ecco qua, penso che siamo arrivati al punto esatto dove Edgar Ross, che è quello baffuto, più l'altro che non mi ricordo il nome, hanno trovato John. Eh sì. E mogli cercano, adesso non mi ricordo come lo convincono, forse minacciando di bruciare tutto il ranch, non lo so, o di catturarlo, visto che è un criminale, perché effettivamente lui era ancora ricercato, se non ho capito male. Poi anche sta cosa qua, no? Un po' assurda, perché se è ricercato, allora cambia nome. Cioè,
ma per sempre, cioè nel senso, magari privatamente con la moglie, usi il nome vero, John Marston, ma poi con tutti gli altri, dico tutti, usa il nome falso. Fine, sei ricercato, se non vuoi essere beccato, voglio dire. E poi anche lì la moglie che gli ordina il vestito usando il suo nome vero e il nome del marito vero. È stupida. Scusa, è ovvio che poi lo trovano, no? E anche il John Marston comunque è stato stupido perché ha usato il suo nome vero per indebitarsi con la banca. È ovvio che poi lo trovano. Non so. Appunto, magari l'hanno fatto apposta perché così hanno creato un motivo per il quale poi nel primo viene trovato, capito? Cioè, così. Però non ha senso. È una scelta illogica. Cioè, un ricercato non usa il suo nome vero. Cioè, voglio dire, quando riesce a sfuggire poi alla legge. Vabbè, comunque, penso che la mia idea riguardo al gioco l'abbiate capita, penso, anzi, magari fatemi sapere voi invece come l'avete trovato, se siete d'accordo con me oppure no, oppure fa piacere, insomma, sapere anche o venire a conoscenza dei pareri degli altri, magari si crea anche qualche discussione, insomma, così fa veramente piacere. Direi che adesso, se non mi ricordo, ci sono altri minimi sequenze di filmato, nel caso ve le lascio, e poi noi ci risentiamo comunque a breve perché ci sarà un dialogo tra Abigail e John, un ultimo dialogo, e poi diciamo che vi saluterò definitivamente e passeremo a qualcos'altro, ecco. Perciò dai, insomma, non vi saluto perché tanto ci sentiamo a breve, quindi ci sentiamo tra poco, ecco. John Marston, since you bought this millstone around our necks, we better try and keep this place going. I paid our debts with that money. I don't want to talk about that money. And no more that... It's over, Abigail. I'm sure. Then get to work on this ranch you own and raising your boy. Yes, ma'am. Are you being sarcastic, John Marston? Me? Never.
Good. Anyway, I thought you liked this place. No, John, I don't like it. I love it. It's home. Carissima. Vabbè, io, guarda, adesso no, non mi ricordo purtroppo come lo convincono a dare la caccia agli ex membri della banda. Magari, vabbè, minacciando Abigail o minacciando di bruciare tutto, probabilmente. Non lo so, non mi ricordo. Però... cavolo, io col cavolo che avrei accettato, avrei vissuto qui volentieri, però... cavolo. La tua fattoria, hai una moglie, un figlio, bah, cosa vuoi aver di più? Che non lo so. Vabbè, alla fine siamo rimasti con... Ulala. 20.000 dollari? La madonna. Beh, diciamo che alla fine abbiamo recuperato quei 4.000 che abbiamo perso con gli interessi, devo dire. Eh sì, tutti quei soldi là, è vero, sto guardando perché non ci credo. Ok, cosa ce ne facciamo? Non lo so, però vabbè. Niente. No, vabbè, dai. Comunque, vai, ve lo ripeto... non pensate che il gioco appunto non mi sia piaciuto, anzi, è stato un bel gioco, bellissimo, però diciamo che ecco, non è il tipo di gioco che rientra molto, oddio, neanche perché alla fine l'ho giocato, che non l'ho giocato, però cioè, avrebbero potuto... Ecco, diciamo, quando mi dilungano la storia, ecco, mi dà fastidio, perché potevano fare la mappa molto meno grande, soprattutto. Cioè, qualche roba che c'è qua. Cioè, solo questa è enorme, poi hanno aggiunto anche questa, completamente esplorabile, vabbè. Diciamo, la mappa meno grande. Quante missioni sono? Perché c'era scritto. Aspetta, avevo visto che c'era scritto. Progressi. Forse qua. Storia 100%. Ah no, qua no. Sì, e poi ovviamente... Fide, completamento totale 86%, davvero. E non ho fatto nulla, perché nel senso dei secondari ho fatto le missioni secondarie. E vabbè. Ma poi sfide, quella roba là, robe che praticamente non mi interessano. No, dov'è? Forse qua. No. Ah no, no, era sempre qua. Però vediamo. Completamento totale. Missioni. Ah, ma non te lo dice. Quante erano. C'era un numero qua, però non te lo dice. Quante missioni principali erano? C'era un numero, una sbarra e dei punti di domanda, ovviamente, perché se no sarebbe stato spoiler. Però avrei voluto saperle quante erano. Boh. Vabbè, ma quando l'ho visto io eravamo tipo a forse 86, non so, del genere. Secondo me un centinaio sono le missioni principali. E cioè, Mizzega, cioè un centinaio, porca vacca, sono tante, Considerando poi comunque tutte belle, ovviamente quelle sono quelle più belle e quelle più brutte, tra virgolette, anche se in generale sono tutte belle, però... Quelle veramente importanti sono molto molto meno, molto molto meno. E... Stop what you're doing and get to eating, huh? Ah, sì, guarda, mo arrivo un attimo, sto parlando. E, so che tipo in GTA 5 erano 69, questo me lo ricordo. E in GTA 5, anche 69 erano tante anche in GTA 5, però alla fine... Ce l'avevo fatta a finirlo bene, cioè non mi era piaciuto. Mi era piaciuto come storia, come eccetera, eccetera. Mi era piaciuto GTA V. Invece Red Dead Redemption 2, ecco, un po' meno. Diciamo così, mi è piaciuto, ma un po' meno. In generale, ecco, quindi non pensate che non mi sia piaciuto, solo che, ecco, avrei condensato un po' la storia, insomma. Vabbè. E niente, dai, non vi trattengo oltre, che non so neanche quanto è venuto lungo questo episodio, visto che ho dovuto un attimo scaglionarlo, perché sennò mi veniva un video di 3 ore, va bene. E niente, dai, io vi saluto,
Vi ringrazio ancora per avermi seguito fino a questo punto e noi ci risentiamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazze e ragazzi.